Gentili telespettatori di Eleven Sports, buonasera da Giovanni Poggi in diretta dallo stadio Alberto Braglia di Modena per raccontarvi la 24esima giornata del campionato di Serie C, girone B tra Modena e Matelli. Con il mancino, il colpo di testa mancato da Balestrero, palla in area di rigore e con la lotta di Castiglia e il vantaggio del Modena con Pergreffi che sfrutta l'indecisione della retroguardia biancorossa e al terzo minuto porta avanti i gialli. Arriva a destra Mattioli, il servizio però è corto verso Muroni che carica la conclusione col destro per Tufanari che scende sulla corsia, la mette in mezzo, tesa, il pallone passa a Zaro con un piede, poi ancora pallone rimesso al centro, la rovesciata con il Matinica che sfiora il pari, campo il pallone, ci riesce evitando il pallone, l'uscita del pallone, Mignanelli, cross basso, Castiglia di rigore, sul secondo palo c'è Muroni di testa, 2-0 Modena, al 17, Muroni. Ancora a destra per Volpicelli, punta Mignanelli, Volpicelli va sul mancino, al limite Volpicelli, la botta! E il 2-1 firmato da Emilio Volpicelli che riapre la partita al minuto 28, straordinario gol del 7 del Matelica, ottavo stagionale per lui. E poi il saluto con mister Colavini. Mancino di Mignanelli sul secondo palo, Vitali! Rischia di far sorprendere, poi allunga il braccio, manda in corner. Lo Spagnoli ha visto Castiglia, ha visto anche Mignanelli. Zona tiro, Mignanelli carica il mancino! E si abbassa all'ultimo. Bella conclusione di Mignanelli. Passo, prova a pescare il fondo. Mattioli, cross di prima per Castiglia di testa, alto! Altra grande azione del Modena, questa volta non riesce a trovare la porta a Castiglia. Con Balestrero in pressione, Tulissi passa. Saltando anche bordo, Tulissi, verticale per Spagnoli, controlla di rigore Spagnoli, prova a sfondare, Spagnoli va giù, calcio di rigore per il Modena. 48 sul cronometro. Parte Luppi, che spiazza Vitali, fa 3-1, il Pirata colpisce ancora Braglia. E come è accaduto nel primo tempo, dopo 3 minuti, questa volta nella ripresa, il Modena segna ancora. Fischiato Pascarella, parte Volpicelli, sopra la barriera, pallone che si abbassa, lo sguardo di Narciso, s'accentra, Mignanelli, tocca per Gerli, controlla Gerli, al limite, salta l'avversario, Gerli, serpentina al centro, Spagnoli tocca, Castiglia col mancino, alto, sfiora il poker in Modena, avanza Spagnoli, in fuga verso la porta, c'è anche Tulissi lì vicino, Spagnoli, sterzata, apertura per Muroni. Si propone anche Castiglia, Muroni va alla conclusione col destro! La perla di Mattia Muroni, doppietta e poker dei gialli al minuto 68, 4-1. La gioia di Mignani in panchina che si abbraccia con tutto il suo staff. Volpicelli, uno contro uno con Mignanelli, ancora Volpicelli. Gli lascia al fondo Mignanelli, Volpicelli, cross con il destro! Occasionissima per il Matelica. Verso Leonetti, avanza Leonetti. Volpicelli di rigore, Volpicelli, Narciso poi ancora Volpicelli, la sposta sul destro, Volpicelli va giù, non c'è fischio da parte di Pascarella, fischia 3 volte, Mattia Pascarella vince il Modena, il poker sul Matelica 4-1, ottenendo così la 13ª vittoria di questa stagione, i gialli salgono a quota 44 punti, scavalcano il Perugia in classifica e si portano meno 6 dalla capolista Padova.